Entro fine anno chiuderà la casa di riposo gestita dalle sole somasche a Monte Marenzo. La struttura, che ospita oggi 22 degenti e da lavoro a 25 persone, paga senza dubbio il dimensionamento che non permette di equilibrare i costi di gestione. Mentre i gestori sono al lavoro per trovare collocazione agli ospiti, i sindacati sollevano perplessità sulla decisione che condiziona il futuro dei lavoratori. Il problema principale interviene nella funzione pubblica della CGL, legato al mancato riconoscimento da parte di ATS della possibilità di incrementare gli attuali posti letto. Possibilità che attraverso la garanzia di maggiori introiti, puntualizza la CGL, avrebbe consentito al bilancio aziendale di risollevarsi dalle perdite registrate, permettendo ai lavoratori di continuare a operare con professionalità all'interno della struttura ed evitando il disagio che si andrà ad arrecare agli ospiti e alle loro famiglie. A nostro parere prosegue il sindacato una soluzione poteva e può ancora essere trovata per questo ci dichiariamo disponibili a interloquire in tal senso con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda che rischia di aggravare le difficoltà economiche prodotte dall'attuale stato di crisi nessuno delle lavoratrici e dei lavoratori verrà lasciato solo conclude comunque la CGL di fronte all'impossibilità di riaprire un'interlocuzione con chi di dovere faremo in modo che a ciascuno venga garantita una ricollocazione in altre strutture del territorio attualmente la ricerca di personale mantenendo i diritti acquisiti sino oggi alle dipendenze della Casa di Riposo di Monte Marenzo. Alla luce di tutto ciò, la RCGL ribadisce la necessità di una gestione pubblica del sistema socio-sanitario assistenziale a difesa della garanzia di universalità di accesso ai servizi rivolti ai più fragili nel pieno rispetto della Costituzione italiana.